No, no, sicuramente è una partita dura, ci tenevamo in modo particolare, volevamo vincere un po' per riscattare quello che è successo nel Cordi, un po' perché insomma ci sono state tante voci, quindi ci tenevamo a riscattarci più. Che è successo lì nel primo tempo con la fascia da capitano che sì, passava da te a... si è strappata la fascia e non si metteva più, non si girava la fascia lunga, quindi ho appoggiato per terra. E invece vorrei fare complimenti non tanto per i gol, quanto il modo di stare in campo. È andato ogni volta che c'era un calcio da fermo in difesa, aiuta la squadra, fa gli assist, a centrocampo dà pure una mano, ci abbiamo un patrimonio immenso. Si è fatta l'assicurazione antinfortunio. Ormai ho dato già l'assicurazione. Oggi l'ha fatta anche per difendere i suoi gol. No, ma è vero, faccio gioco per la San Valentese, quindi quando c'è da difendere bisogna difendere, quando c'è da attaccare, quindi non è che penso solo ad attaccare, ma questo lo fanno tutti i miei compagni, quindi è ovvio che il calcio d'angolo è normale che io vado a saltare in difesa, non è una cosa eccezionale, credo. No, è segno anche di amore per l'equipe. Se mi chiede di fare quello, io faccio quello, io, insomma, non credo che... Un altro al posto mio farebbe la stessa cosa, quindi non credo che sia una cosa così. L'altra volta ho fatto la domanda, no? Dice che farà dopo, farà la natura, perché un grande calciatore della Samp, sì, perché ha giocato in eccellenza con Antuono, poi è diventato allenatore con la Samp importante, adesso sta in Serie A, è un buon augurio per lei? Assolutamente, intanto penso fa il giocatore, poi vediamo quando smetterò cosa farà. Anche quella cosa era una bandiera da Sanio sul letto. Sapeva questo lei? Magari metterei la firma subito se diventa allenatore come il 41. Lo sapeva che cosa? Era giocato alla Sanio eccellenza. Sapevo che era allenato, sapevo. No, giocato. Non è stato facile però oggi. Non è stato bello però il giocatore di sciabola, testa bassa, concentrati. No, è difficile perché incontri squadre dove sono giocatori che comunque. A parte che come noi hanno giocato in categorie superiori, quindi non è che incontriamo sempre squadre che insomma che non hanno mai visto professionisti, credo che anche nella loro squadra ci siano 4-5 giocatori che hanno giocato, quindi non è facile. Poi credo che ogni volta che giocano contro di noi un po' ritrovano quell'entusiasmo, quella voglia che magari in altre partite perdono, quindi credo che ogni partita sia difficile, però quando giochi contro giocatori che non usano solo la palla, ma usano anche altro, è ovvio che diventa più complicato, però lì bisogna essere intelligenti e bisogna cercare di fare il proprio dovere senza pensare a quello che ti dicono, a quello insomma, che ti fanno, però fa parte del gioco, quindi non è un problema.